Io sono Giacomo Villani e sono un operatore dello sport e vabbè, chiaramente figlio di Giovanni Villani qua presente. Chiaramente con un papà con una presenza rossoblù così presente, così forte, diciamo che fin da piccolo sono stato ben portato a tutti i valori del Genoa, del rossoblù e portato fin da piccolo nella retta via. La prima partita è stata un po' particolare, e comunque un concetto un po' originale perché è stata una trasferta a Pisa ed ero molto piccolo, quindi vabbè, aveva un po' una funzione molto così, anche un po' vacanziera e chiaramente mi fa piacere ricordare l'aspetto più, non tanto solo sportivo, ma proprio l'esperienza in sé dal punto di vista proprio emotivo, di simpatia, di condivisione. Ma guarda, io dico sempre che sono nato in Gradenata Nord e morirò in Gradenata Nord. Infatti negli anni poi c'è gente che si trasferisce di settore, no? Magari vanno negli stinti, in tribuna, eccetera. Per me, prima di tutto, il calcio, anzi il Genoa, perché per me il calcio è il Genoa, è vivere allo stadio. E quindi entrare nella Gradinata Nord per me è andare a casa. E quindi è un discorso del tutto emotivo, in cui poi il risultato calcistico, la situazione della squadra e tutto quanto hanno un valore relativo, cioè è un impatto di cuore, fondamentalmente. Non so, la cosa massima forse non è in casa, direi, ma in trasferta, cioè la vittoria ad Anfield Road, perché partecipai quell'anno a tutte le partite della Coppa UEFA e quella vittoria all'Anfield Road rimane proprio addirittura alla fine della partita ero andato a strappare un pezzo di prato e per anni l'ho coltivato sul balcone, proprio come ricordo per dire, cioè un ricordo particolare. Allora, io guarda, emotivamente ricordo sempre ogni volta che un giocatore ci saluta per svariati motivi. Quella è una cosa che dal punto di vista emotivo mi emoziona sempre e mi ha sempre colpito. E calcisticamente, nel preciso, sicuramente mi ricordo un Genoa-Juventus, quando la Juventus è stata retrocessa e io non la vedevo da parecchi anni. Quindi comunque c'era una forte emozione e chiaramente un desiderio anche di rivalsa per quello che è accaduto. E lo scavetto di Juric su Buffon è stato qualcosa che non posso dimenticare. Un altro episodio, il gol di Dante Lopez al ritorno con la Salernitana, che c'era una gradinata sopra oltre ogni limite. E questi due episodi, poi chiaramente i derby, mi ricordo il primo derby con il gol di Carparelli su calcio d'angolo, sotto la gradinata nord, è stato il mio primo derby e anche quello, devo dire, è un'emozione pazzesca, pazzesca.